In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: "Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?" Gesù disse loro: "Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà tolto loro. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma il vino nuovo in otri nuovi." Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, lunedì 16 di gennaio 2023. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. La cosa che più così ci viene da riflettere è: ma chi erano i discepoli di Giovanni? Cioè, praticamente quando Gesù era già in attività c'erano i discepoli di Giovanni, ma non era lo stesso Giovanni che ha detto: attenzione, io devo diminuire, lui deve aumentare. Quindi in teoria Giovanni doveva riversare i suoi discepoli sul discepolato di nostro Signore e quindi di conseguenza in una maniera o nell'altra, come dire, si sarebbe dovuto comunque accettare e accertare che Gesù avrebbe dovuto essere il centro di tutto. Eppure questo ci fa capire una cosa, che praticamente Gesù ne chiama 72 e oltre quei 72 non si va oltre. Poi naturalmente 72 diventeranno 12 per una serie di situazioni e scremature varie. E di conseguenza succede questo, che il Signore chiama e il Signore dona. Quindi il Signore non dice: ah, ma i discepoli di Giovanni dovrebbero seguire me, per questo io sono arrivato, cosa succede? Giovanni ha ancora del seguito, lui doveva diminuire, io devo aumentare. Invece no, assolutamente, il Signore chiama i 72, li prende, li forma, poi una volta che questi 72 si perdono per varie situazioni, rimane con i 12. Ecco, questo per farci capire che fondamentalmente la chiamata del Signore è inequivocabile. Quindi di conseguenza, per quanto noi vogliamo sforzarci di parlare di conversione, in realtà nessuno si converte, ma vengono chiamati. E come dico sempre, quando vi vengono a dire: ah, sono andato a Medjugorje e mi sono convertito perché ho visto quel posto lì, in realtà non si va a Medjugorje e ci si converte. Perché se dovessimo guardare la realtà dei fatti biblici, allora dovremmo andare tutti a Damasco, perché a Damasco si è convertito San Paolo, quindi di conseguenza Damasco è un luogo sacro. In realtà è il Signore che chiama, e come dico sempre, il Signore chiama attraverso i sacrifici delle altre persone. È un numero chiuso: beati voi gli invitati alla cena del Signore. Oppure quando c'è il sacrificio eucaristico, quando appunto il sacerdote dice il rivolto sacrificio per molti e non per tutti, poi è stato cambiato per tutti, ma all'inizio era rivolto a per molti. E quindi di conseguenza, come dire, nello stesso tempo ci possiamo fare anche una domanda e uno può dire: ma come, allora il Signore non vuole che tutti si salvino? In realtà la salvezza è per tutti, poi è naturale che il Signore chiami delle persone e vuole che quelle persone siano a quel banchetto, ma naturalmente il banchetto è aperto a tutti, sta a noi poi accettare o meno. Ci sono delle persone che sono privilegiate, come dicevamo sempre, gli eletti, coloro che in qualche maniera sono lì, ma ci sono anche altre persone che possono benissimo cercare la salvezza, naturalmente avendo dei compiti diversi o minori rispetto anche a quello che è la chiamata. Quindi giustamente quando si parla di Medjugorje e si dice: la Madonna mi chiama ad andare lì, giustamente è così, perché viene affidata una chiamata. E quindi di conseguenza anche noi abbiamo
quella possibilità anche di pregare, come diceva la Madonna Fatima, per i peccatori, affinché anche loro vengano chiamati. Perché se noi non preghiamo per i peccatori non verranno chiamati, rimarranno peccatori, e quindi di conseguenza il loro destino sarà sicuramente segnato. Quindi l'elezione da dove arriva? Arriva dalla comune preghiera per la salvezza dei peccatori. Però quando noi non vogliamo salvare i peccatori, quindi non preghiamo per loro, di conseguenza il Signore non si attiva. Attiverà per i suoi eletti, ma non attiverà tutta la sua, come dire, capacità di salvare le persone. È un po' come dicevamo qualche settimana fa, la famosa preghiera giaculatoria della Clarissa Chiara Scarabelli, che diceva: Gesù e Maria vi amo, salvate tutte le anime. E l'invocazione è quella, ma ci devi credere, ma devi pregare, e devi pregare tanto, e devi pregare molto, e devi pregare soprattutto convincendoti che questa è la via principale. Quindi di conseguenza il Signore vuole che si salvino tutti, però naturalmente ci dobbiamo mettere anche del nostro, e se non ce lo mettiamo la gente non si salva. E la Madonna poi, appunto, come ci ha ammonito Fatima, e come ha ammonito il profeta Ezechiele, dicendo: attenzione, perché se tu queste cose non le vai in giro a dire, poi il sangue che ricade lo faccio ricadere su di te. Quindi di conseguenza anche noi, per tutte le persone che non abbiamo pregato per la loro salvezza, nel giorno del giudizio ci verrà collato anche questo. Poi hai voglia di parlare di misericordia quando noi siamo dei menefreghisti. Quindi di conseguenza, che cosa dire? Che il Signore probabilmente in quel momento lì, avendo formato i 72, a lui andava bene così. E non è che se le persone non fossero diventate suoi discepoli direttamente si sarebbero persi, perché il Signore non lo dice qui, non dice che: ah, ma voi siete discepoli di Giovanni, guardate che se non mi seguite finirete tutti all'inferno. In realtà non dice così. Quindi di conseguenza dobbiamo pregare per i peccatori, dobbiamo pregare assolutamente per tutte le persone che noi reputiamo non essere in quel momento nell'elezione del Signore. E poi, appunto, come dice la formula, anzi diceva, perché era nel passato, era per molti e non per tutti. Diventerà per tutti quando poi noi veramente pregheremo per tutti quanti, per tutta la salvezza. Ma siccome nessuno di noi pregherà per tutti quanti con vera e propria contrizione, con vero spirito di sacrificio, probabilmente rimarrà solo per molti. Se l'ho dato Gesù Cristo. Apparteneva in qualità di lettore al clero della città di Aulona, nell'Illirico, di cui era originario. Durante una violenta persecuzione pagana, Dana cercò di mettere in salvo gli arredi della chiesa, rifugiandosi in luogo sicuro, a 5 miglia dalla città, verso il mare. In seguito è raggiunto dai pagani, che gli imposero di sacrificare a Dionisio, come al dio datore del vino, proclamò apertamente la propria fede in Cristo, come colui che ha creato il mondo e tutto ciò che è nel mondo. Fu fatto a pezzi con le spade e gettato in mare. San Dana è onorato nella chiesa parrocchiale, il santo dell'Illirico è da identificarsi con quello della Puglia, oltre che per il nome, poco frequente in Occidente, anche per il giorno della festa, che cade il 16 di gennaio. Ecco, carissimi fratelli, questo è il santo dimenticato del giorno. Oltretutto il nome Dana solitamente viene così dato a persone di sesso femminile, e sicuramente viene dato anche in luoghi più dell'est europeo. Naturalmente faccio gli auguri di buon onomastico a Dana, che è una cara amica del canale. E che cosa dire di questa situazione? Che poi, appunto, diciamo che l'introduzione ci parla in maniera più approfondita. Prese con sé la pisside con l'Eucaristia e fuggì verso Monte Sardo, luogo sicuro e difeso. Ma insomma, lui non è stato assolutamente difeso e non era un luogo sicuro. L'hanno preso. E in questo caso noi veramente vediamo il valore dell'Eucaristia, il valore in cui certe persone, pur di difendere l'Eucaristia, hanno rischiato la vita. E in questo mi viene in mente anche altri vari santi che
durante anche le guerre cercavano di portare l'Eucarestia alle varie persone ed erano in pericolo perché c'erano altri guerriglieri che comunque li contrastavano. Adesso sinceramente non mi ricordo, ma c'è un caso molto particolare in cui c'era questo ragazzo che aveva nascosto l'Eucaristia per poterla portare ed ha rischiato la vita. Questo per farci capire che fondamentalmente il valore dell'Eucaristia è un valore altissimo. Se noi non crediamo a questo valore grande, non riusciamo assolutamente ad andare avanti. La stessa Santa Teresa del Gesù Bambino ci diceva che se noi avessimo compreso cosa ci fosse nel tabernacolo, veramente ci volevano i carabinieri per gestire l'entrata in chiesa. Ed è cosa di, penso che tutti voi l'avete sentito, nel 95, quando Giovanni Paolo II andò in visita in America, c'è stato un evento un po' particolare. C'erano dei cani poliziotto e scortavano anche il Papa. In un certo momento questi cani poliziotto si trovano di fronte al tabernacolo e puntano al tabernacolo come se ci fosse una persona. Ecco, questo per farci capire che se anche gli animali riconoscono Gesù Cristo, a maggior ragione noi dovremmo riconoscerlo come persone, come dire, simili al Signore, fatti a immagine e somiglianza del Signore. Ecco, quindi che oggi Sant'Anna ci faccia riflettere veramente tanto su quello che è la capacità di dover sempre preservare l'Eucaristia, preservare anche da quelle che sono le fasi che vive la Chiesa, ovvero il ripudio di prendere l'Eucaristia in ginocchio e sulla lingua. Oggi si prende in piedi e sulle mani. Quindi che Sant'Anna veramente possa aiutarci a ritornare a quelle fasi in cui l'Eucaristia andava presa veramente con devozione.